Per i lavoratori che si occupano del servizio di pulizia alla cittadella giudiziaria di Nocera Inferiore è l'ora della verità. Scade oggi l'appalto per l'azienda che gestisce il servizio, la Global Service, per la quale non è giunta nessuna proroga. La nuova gara d'appalto sulla piattaforma MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, ha previsto un notevole ribasso delle quote iniziali, con conseguenze drammatiche per i 18 dipendenti che vedranno diminuire il loro già scarno stipendio. Stipendio che tra l'altro non percepiscono ormai da 4 mesi. E monta la preoccupazione tra i rappresentanti dei sindacati, in particolare della Fiadel, Alfonso Saraco, e Tonino De Michele della CISL. L'azienda vincitrice della gara nei fatti da domani avrebbe dovuto subentrare, ma non ha trovato nessun accordo nel corso di una riunione di venerdì con le sigle sindacali e i 18 dipendenti e quindi ha rinunciato. Ora dovrebbe subentrare la seconda azienda, ma non ci sono i tempi tecnici per poter consentire alla subentrante di avviare il servizio nelle prossime ore, in quanto non ci sono stati contatti né con i lavoratori né con i sindacati per un eventuale accordo sul passaggio di cantiere. A quanto pare, poi, la Global Service, che ha svolto il servizio fino ad oggi, non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione di consegna dell'elenco dei 18 dipendenti in servizio, né il nome dell'azienda chiamata a prenderne il posto. I sindacati, insieme ai dipendenti, hanno scritto più volte al Ministero, alla Corte d'Appello di Salerno e al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore. Nessuna risposta è mai giunta in merito alle loro rimostranze. Il rischio ora è che il servizio di pulizia del Tribunale possa essere di fatto sospeso in attesa che giungano novità su chi sarà deputato a effettuarlo.